E a Codrongianos, in provincia di Sassari, il polo tecnologicamente più avanzato d'Europa, supporta e protezione delle reti elettriche. 250.000 metri quadrati di ricerca, innovazione high-tech, un concentrato di soluzioni d'avanguardia con sistemi di accumulo, compensatori sincroni e cavi sottomarini unici al mondo, un laboratorio dell'energia che Terna ha aperto alla presenza del Premier Matteo Renzi. Siamo qua a Codrongianos, un polo multitecnologico d'avanguardia mondiale dove Terna sta testando 8 diverse tecnologie di accumulo, quindi di batterie per reti in alta tensione. Non c'è al mondo nessun'altra localizzazione, nessun altro sito dove vengono testate e applicate le tecnologie che Terna sta provando qua. Lo facciamo con le prime imprese al mondo nelle diverse tecnologie, lo facciamo con imprese italiane e lo facciamo perché crediamo che il ruolo di Terna sia anche quello di favorire la ricerca su nuove tecnologie. Questa ricerca spesso coinvolge aziende anche italiane o europee e grazie al lavoro fatto e poi le certificazioni, perché dopo che hanno fatto il lavoro con noi, che è un primato, ottengono un certificato, con quel certificato possono andare in giro per il mondo a vincere commesse. Per Renzi non c'è dubbio che Terna rappresenti un punto di riferimento all'avanguardia anche a livello internazionale. Per il Premier, infatti, è una realtà che ha i numeri per crescere e le professionalità per farlo. Terna, ha detto il Premier, è la dimostrazione che le aziende italiane possono reggere la competizione a livello globale. E Terna, anche se guarda all'estero, punta decisamente sull'Italia e in particolare sulla Sardegna. Oltre al polo tecnologico, il gruppo ha programmato una serie di interventi di sviluppo, ammodernamento e gestione della rete elettrica di trasmissione per una spesa complessiva di circa 200 milioni di euro che si aggiungono agli 800 milioni di euro già impiegati sul territorio negli ultimi 10 anni.